15 salmi chiamati delle ascensioni, cioè dei pellegrini, dei viandanti che salgono verso Gerusalemme. In questi sabati, quasi sempre continuativamente, siamo proprio riusciti a gustarli e magari a sorprenderci per una novità che non ci aspettavamo, perché quando li preghi, magari senza una particolare attenzione, sono così tante le immagini, i cambiamenti di voltaggio e di scena che non è facile entrarci. Ma questa opportunità del sabato ha dato davvero un po' uno spazio più ampio. E stamattina è l'ultimo sabato, tra l'altro molto semplice e molto breve. Ma l'intensità sta anche in alcune delle sottolineature e poi per il fatto di essere così come l'ultimo salmo del pellegrino che va a Gerusalemme. Prima lo ascoltiamo. Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore durante le notti, alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore. Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra. Un amico commenta così, con pochissime righe, ma ci situa subito nel contesto dell'ascolto di questa mattina. L'ultimo salmo narra lo stato d'animo del pellegrino quando inizia il suo ritorno. Giunge il momento di partire e se ne va benedicendo. Si rivolge a quelli che rimangono, dimenticando ogni polemica che li ha divisi, e li abbiamo trovati i segni di questa sofferenza, travaglio, polemica. Dice loro di benedire sempre il Signore, perché il Signore ama tutti. Sembra eliminata ogni ombra e si conferma l'intensità del vincolo di comunione realizzato tra lui che viene e va lontano e chi rimane nella città della pace. Di rimando, coloro che assistono alla sua partenza rispondono al saluto: da Sion ti benedica il Signore. Che colui che torna nella sua difficile realtà è così accompagnato dal Signore della città della pace, è accompagnato dal mondo intero. Il vincolo di comunione stretto con la città della pace è riconfermato per sempre, qualunque distanza separi i fratelli. Bellissime parole, conoscendolo il mio amico, nascono dalla preghiera e da una preghiera tante volte rinnovata, da una preghiera sincera. E allora ha sempre il grande vantaggio di farti sentire dentro un cammino, il nostro cammino, il cammino di ciascuno, di quei gruppi, comunità che siamo qua, e dentro il cammino di una storia, questa enorme moltitudine di uomini e di donne in cammino verso. E le parole che ci dice, ci accorgiamo, sono molto semplici, però sono senz'altro intense. Allora, per aiutare, qualche piccolo cenno su un aspetto, l'altro, su un termine, su una parola, un altro, per poi dedicare l'ultimo momento ad uno sguardo complessivo. Abbiamo fatto il cammino dei salmi e delle ascensioni e chi non fosse stato qui non si senta escluso, perché chi
ci impedisce di essere in cammino e di vivere e di interpretare la vita come un cammino, e come un cammino verso il Dio della pace e verso la città della pace. I salmi hanno una fortissima capacità di coinvolgimento quando li senti e li avvicini, quando capisci da quale habitat provengono, da quale clima, da quale esperienza. E allora, qualche piccola annotazione, piccolissima, e scorrendo un'espressione, una frase, e comunque finalmente si torna a casa, c'è anche il tempo del tornare, ma il dono che adesso c'è nel cuore e il viandante se ne accorge, è come, è che ritorni nella pace, e non lo eri quando ti eri messo in cammino, non lo eri quando hai intrapreso il tuo viaggio, anzi neppure lo eri quando sei entrato in Gerusalemme. Abbiamo sentito e vissuto salmi tumultuosi, tormentati, insidiati da tante difficoltà, come le difficoltà della vita, perché il salmo non è una foto di un momento e di un luogo, il salmo è voce di un'esperienza, di una vita in cammino, è la nostra vita, è la nostra esperienza, è il nostro cammino. In fondo, i salmi ci avevano raccontato la storia di una fraternità rovinata, che era andata in frantumi, che non aveva retto, aveva fatto emergere insidie, giudizi, disapprovazioni, agguati, come spesso accade nella vita, magari non in maniera particolarmente tormentata, ma davvero le difficoltà è qualcosa che accompagna la vita. Nessuno la può immaginare costantemente in discesa, la strada della propria vita. E quando ti accorgi che poi si va incrinando un clima di fraternità, hai il timore che spesso diventa una sofferenza enorme e che adesso non sarà più possibile recuperarla. E invece questo salmo ci viene a dire: e perché affermi questo? Perché credi che non sia possibile recuperarla? Guarda che se hai raggiunto il Dio della pace, il Signore della pace, e adesso la città della pace, non è pensabile che una fraternità non possa ricomporsi. È un salmo che ti ispira un clima profondo di fiducia, di incoraggiamento, non gettare la spugna, anche quando la fatica si fa fonda, anche quando davvero la sofferenza diventa seria. E lascevamo l'altra volta proprio questo tema della fraternità, proprio sabato scorso, con il profumo dell'olio che scende sulla barba e sulla barba di Aronne, dice il Salmo, ma è il profumo di una fraternità sincera. E allora, se il nostro camminare diventa nella vita, un vero e quotidiano apprendistato della fraternità, dove impariamo ad essere e a vivere da fratelli, questo è il pellegrinaggio decisivo della vita, questo è quello che davvero ti conduce nella città della pace, a tu per tu con il Signore della pace.
che la pace l'hai amata, la pace hai temuto di perderla, la pace hai temuto di averla definitivamente infranta, ma tenacemente l'hai perseguita come dono, come grazia, perché il Signore della pace non ha un linguaggio diverso da questo. E allora, uomini e donne, costruttori di pace, e artefici di una pace riconciliata, è bello intenderlo con me il cammino della fede, davvero intenderlo così, come qualcosa di profondamente intenso che ti coinvolge dall'inizio alla fine. Questo diventa proprio dono e grazia. Il saluto era detto dal Monte Hermon, 2700 metri più alto della zona. Ma adesso qui non si parla di cime e di vette. E tu magari ti aspetteresti che l'esito del cammino sia una vetta, sia un punto culminante, e invece il Salmo sembrerebbe dirci: guarda, è anche notte, notiamo questa espressione, voi che state nella casa del Signore durante le notti. La notte è parte di questo approdo. Questo approdo non è una stellata senza ombre, non è un sole che resiste ad ogni tipo di insidia, conosce anche i tempi del buio, i tempi della notte, proprio come la vita. È per questo che questo salmo, adagio adagio che te ne innamori, tra l'altro è così breve, perché non impararlo a memoria? Così non ti devi neanche portare il libro, lo puoi dire così, lo puoi dire quando cammini, lo puoi dire quando sei in metro, quando sei in treno, quando vai all'università, quando ritorni, come una preghiera semplice, sincera. E magari quando arriverai a quell'espressione durante le notti, sentirai che parla di te anche, delle tue notti, di ieri e di oggi, delle tue paure, delle tue notti. Ma la notte non è soltanto lo spazio del buio. La notte è anche l'immagine della quiete, della pace, della calma. Ora, tutto questo ti fa sentire ancora più dentro l'avventura del cammino. Ti educhi a mettere in conto che ci sono i tempi del buio, ma dopo il buio ti fa ritrovare quella pace sufficiente, quella interiore pacificazione che ti renderà capace di scorgere ancora dov'è l'aurora da cui sorge il sole. Quando un cuore è in subbuglio non vede altro che il proprio subbuglio. Quando va oltre riesce ad intuire cosa gli dà pace, cosa lo sostiene nella speranza. Riesce a intuire davvero cos'è l'aurora da cui sorge il sole. Non è quindi immagine del male in questo salmo la notte, e neanche della sofferenza, è immagine della quiete, dove si può riposare. Ed è anche immagine del mistero insondabile di Dio. Mentre
benedico queste parole. Siamo qui così tutti. Tu dici, ma è proprio una cosa vera. Questo è immagine del mistero insondabile di Dio. Questa è parola sua che mai avremmo scoperto, così ricca, così persuasiva, così carica di emozione e di futuro. E invece, quando davvero tu riguadagni l'atteggiamento pacato e sereno e fiducioso, tu sai intravedere la bellezza dei silenzi, la bellezza della pace, la bellezza di un tempo di tregua. La sai vedere e la valorizzi. Ancora, alzate le mani verso il Tempio. Oh, erano iniziati questi salmi con alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Alzo gli occhi verso i monti e termina con alzo le braccia verso il cielo. Inizio e fine vengono a dirci, vedi, questa è l'avventura reale di libertà della vita di ciascuno di noi. La incominci alzando gli occhi perché qualcuno ti accompagni e ti protegga, e termini benedicendo con le braccia aperte, rendendo grazie. Parabola degli inizi e parabola della fine. Davvero un'intensità che non può non toccarti. E quindi è la benedizione che corona la salita. È che tu benedici il Signore e che dal Signore ti senti benedetto. Tu benedici gli altri, magari anche altri che hanno reso difficile il tuo cammino, e senti come eca lontano, man mano che ti allontani da Gerusalemme, che anche loro, come dice il Salmo, da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra. Sembra un coro a margine che recita questa espressione: da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra. Vedete, piccolissimi segni, ma già trasformano l'ascolto e quindi la preghiera. E tu ti cominci a riconoscerti e molto di più e molto più intensamente in questo salmo. Ti accorgi che ha dentro spazi di vita, situazioni concrete di vita. Ha dentro davvero l'incanto di un viaggio, di una speranza, la fatica di un dolore, la solitudine di tante perdite, perché non sempre ci sono ancora tutti, e tu preghi benedicendo e tu ti senti benedetto dal Signore della pace. Pare davvero questa una dimensione di estrema bellezza e profondità. Proprio per questa ragione mi piace dedicare gli ultimi minuti un poco ad uno sguardo d'insieme, ma pochi minuti, perché mica li riprendo ad uno i 15 salmi, no, che abbiamo gustati, fatti con calma. Anche stamattina diversi di voi mi hanno detto, è un po' che non riuscivo a venire, ma li ho sempre ascoltati, e la registrazione me la sono ascoltata, ce la siamo ascoltata insieme, quindi poi ognuno fa quello che può, però tanto guarda, i salmi ci sono e sono un regalo del Signore, e se diventano linguaggi familiari della vita è una bella risorsa.
Non c'è dubbio. E allora, qualche annotazione conclusiva, semplice, proprio su questa metafora del pellegrinaggio. La sentiamo molto, la metafora del pellegrinaggio, no? Quando, tant'è che quando magari si parte per un pellegrinaggio si sente il bisogno di dirlo agli amici. Ma anche in questi mesi, quanti, Santiago, la Francigena, Roma, un santuario, ma quanti, oppure il santuarietto della tua parrocchia, dove c'è una Madonna che ha pianto, ci sono infinite Madonne che hanno pianto, credo che lei sorrida fondamentalmente, no? Ha il volto di una madre. Però tante volte le lacrime ti incrementano la confidenza, ti fanno sentire avvicinate. Bene, ecco, questo abbiamo fatto una parabola di cammino, la metafora di un cammino, il cammino della vita, e abbiamo evocato i suoi passaggi, la diversità di situazioni difficili o serene, le emozioni più diverse, il grido, la rabbia, l'attesa, la gioia, la commozione, quello che accade nella vita, quello che accade nella vita. Mi pare davvero questo il regalo più intenso e più bello di questa piccola sezione del Salterio, la raccolta dei Salmi. E allora mi viene davvero da augurare stamattina, proprio per il nostro momento di riflessione e di preghiera, di dedicare uno sguardo, magari anche necessariamente un po' solo fugace oggi perché ci vorrebbe più tempo, ma uno sguardo al nostro cammino, alla parabola di cammino che la nostra vita sta perseguendo. E non tanto con la preoccupazione di evocare cos'è accaduto 2 anni fa, cos'è avvenuto in questi giorni, quando ho cominciato questa avventura, in che situazione era, non tanto facendo una sorta di diario di bordo, di racconto di un cammino. Ma io suggerirei di guardare a questo cammino con alcune domande essenziali, ma che sono così vere che immediatamente le cogli come per te, per ognuno di noi. Ma da chi sto andando io? E dove sto andando? Già solo una domanda così, che non mi fa pensare solo ad un luogo, ad un tempo che finisce, ma anche ad un volto che incontrerò, già questa è una domanda carica di una sapienza ineguagliabile. Oppure, quando ti chiedi, ma io di che cosa mi appassiono? Per riuscire a farcela anche. Perché ce l'ho fatta? Eppure dei momenti difficili, altro che se ci sono stati. Perché ce l'ho fatta? Ma allora, che cosa mi sta appassionando? Quali sono le mie più grandi passioni della vita? Stamattina il Vangelo ci diceva: fatevi borse che non invecchiano e guadagnate un tesoro per il cielo. Fatevi borse che non invecchiano. E questo riesce a compierlo. Davvero chi ha l'interiore libertà e leggerezza di lasciarsi condurre da qualcosa che ha veramente la statura di un tesoro. E dopo lo sai, ce lo diceva stamattina il Vangelo,
Là dove c'è il tesoro c'è il tuo cuore, e dove c'è il tuo cuore lì c'è il tesoro. Ecco, questo credo che sia una cosa bella. Una cosa bella quando arrivi un po' come al termine, non solo rievochi i fatti, le situazioni e i momenti, ma rievochi la passione che ti ha sostenuto, quella che ci sta sostenendo, quella per la quale ci premuriamo di continuare un cammino. E allora arrivi davvero benedicendo. Ad esempio, arrivi a benedire la vita, la tua vita, la nostra vita, quando ti accorgi che è andata sempre più diminuendo l'ansia del primato e del successo, ed è andata invece increscendo la gioia di poter servire e amare. Prima ti affannavi soprattutto di ottenere, adesso gioisci profondamente del donare. Questa è una maniera bella di guardare ad un cammino, al nostro cammino. È una maniera intensa, è una maniera vera. Vedete, infinite cose ci possono sfuggire, non riusciamo neanche nella memoria a rievocarle tutte, ma dentro questo sguardo si è fatto davvero estremamente profondo e sincero. Da ultimo, alcune piccolissime componenti, piccole, erano in un salmo, in un'immagine, nell'altro, ma sono nel viaggio. Sono nel viaggio della nostra vita, non sono la ricerca in un testo, ma è il farti aiutare da un testo per entrare più profondamente nella tua vita. E questo a me sembra molto di più. E allora, per questo mi piace concludere con alcune componenti che credo di non esagerare a dire decisive. Apparentemente magari non cambiano nulla, non appaiono neppure. Sono talmente dentro di te che non hanno un'appariscenza. E la prima di questa io le chiamerei il desiderio di ricerca di Dio. Il desiderio non appare. Non ha un volto, non ha un colore, ha un cuore però, ha un cuore, ha uno sguardo. Questa è gente che cerca, è gente in ricerca, è gente che anela a Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Oppure, l'altra componente che penso decisiva, raccolgo una frase che ho detto anche verso l'inizio. Quando la tua vita riesci ad interpretarla come un progressivo apprendistato di fraternità. Gli intoppi, gli inceppi, le disgregazioni, il frantumarsi a volte accade nella vita, ma com'è importante, il Salmo continua a dircelo, non rinunciare a pensare, ad immaginare la tua vita se non un progressivo apprendere stile e linguaggio, volto e sorriso della fraternità, perché
perché questo dopo ti mette nel cuore la gioia del vivere, la gioia autentica del vivere. L'ultimissima componente, magari diversi di voi ricordate in uno dei salmi un po' travagliati, belli, ma un po' travagliati, ma anch'esso breve, c'era ad un certo punto l'angoscia di un uccellino intigliato dalla rete. E dentro si sbatte di qua, di là, tenta in ogni maniera, non ne esce, no? E il salmo ad un certo punto evoca, vedi, guarda che troverai sempre un buco nella rete e ne uscirai. Se hai dentro un desiderio forte e una passione sincera, la rete la spacchi tu, e il buco per uscirne dall'incubo che ti sequestra, riuscirai davvero a trovarlo e ad entrarci. Una maniera bella, devo dire che mi dispiace persino che ne sono già finiti tutti e 15, perché erano belli, sono belli, no? Ma dopo qualcuno mi sta incoraggiando, più di uno, poi ci incoraggia anche la lettera pastorale del nostro vescovo, no? A dire, ma proviamo ad andare avanti, non con questo ordine, proprio uno dietro l'altro, non per un pellegrinaggio quindi molto connesso, no, ma i salmi della vita, salmi delle diverse stagioni, salmi che evocano, può darsi, io non so mai decidere bene, decido quando sento che la cosa è cotta bene, ecco, è diventata sufficientemente preghiera, allora dico, anche perché dopo poi mi confortate sempre, ogni volta dite, è proprio bella questa pagina, è proprio bella, e magari tante volte non ci avevo mai pensato, questo addirittura è un salmo che per chi prega le lodi e il vespero, tantissime volte c'è, ci scommetto che stamattina diciamo, così non ci avevo mai pensato, ma anch'io, no? Però dopo è bello, per questo che dico, se li impariamo a memoria, tanto nessuno ci fa domande di inchiesta, no? Se là dove non ricordiamo una cosa ne inventi tu, no, ma sei dentro il salmo, sei dentro, l'hai imparato perché ti dà un'emozione profonda, tocca in qualcosa di autentico. Ci fermiamo qui, allora, che per ecco, vorrei davvero